Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting, benvenuti a questo appuntamento video molto interessante, dedicato a tre parametri da sfruttare, utilizzare per le scommesse live. Un video sicuramente di qualità che volevo inserire nella playlist, nella sezione dedicata agli abbonati, a chi mi supporta, a chi ormai da tempo fa parte, diciamo così, del grande gruppo che ho creato relativamente alle Asian Odds e a tutto il metodo Nostradamus, però. Ho pensato di lasciarlo free per sfruttarlo per alcune comunicazioni. Una riguarda il fatto che per mettersi sotto a lavorare in maniera importante, sia per il lancio della piattaforma, che è un progetto ambizioso e che richiede il suo tempo e quindi deve essere seguita e c'è parecchio lavoro da fare, sia per la stesura della guida dedicata al metodo Nostradamus 2.0, che comunque richiede ancora molti perfezionamenti, e anche perché devo creare e portare avanti i corsi base relativamente alle Asian Odds, al Betting Exchange e quant'altro, avrò meno tempo per fare video con contenuti di qualità, ovviamente per tutti. Continuerò a fare dei buoni video, ma magari può essere non con la stessa costanza di tempo, tipo uno al giorno come facevo prima, però non mancheranno mai i contenuti per gli abbonati, quindi chi vorrà continuare ad ampliare le proprie conoscenze avrà ovviamente la sezione 1.99 che ha video generici generali, 4.99 che ha il corso relativamente base alle Asian Odds, compreso quello avanzato che è cominciato da poco, 9.99 il Betting Exchange e poi c'è il segnale di trading a 14.90. D'altronde ho anche il trading finanziario da portare avanti, quindi gli impegni sono tanti. La novità per tutti, la seconda, è che a 1.99 ho inserito visibile per tutti, anche a coloro quindi che si applicano e si dedicano allo sport, di studiare il trading finanziario con un corso base, l'ABC del trading. Cominciata la prima lezione, è già disponibile e ho visto che ha fatto piacere a molti, quindi è un comunicato ulteriore. Relativamente ad altre informazioni, ovviamente continua l'accesso gratuito nei canali Telegram per chi è abbonato a YouTube. Anche se ultimamente anche lì l'operatività è stata un pochettino rallentata, c'è comunque il canale Asian Odds Bets Free per tutti, quindi chi comunque vuole farne parte, quello basta che si iscrive e un paio di giocate, una almeno al giorno, ci sono sempre. E in generale, ovviamente, per tutte quelle che sono le iniziative che porto avanti, da appunto alcuni mi hanno chiesto addirittura delle sessioni private, sono a disposizione, ovviamente, questione di mettersi d'accordo e di tempistiche. Quindi per questo motivo, diciamo, la frequenza di video non è che sarà interrotta, magari potrete notare che ne esce qualcuno meno free per tutti, ma ripeto, avete l'alternativa anche nella sezione abbonati, che è giusto che io seguo di più per rispetto di chi mi dà una mano versando una quota di partecipazione che poi vedete è veramente una stupidata. Passiamo ora al discorso relativamente al video che riguarda appunto tre parametri per settare, per migliorare, per ottimizzare le scommesse live dedicate ovviamente al calcio. Parliamo. Il primo di questi parametri, che a mio avviso è il più importante, è ovviamente andare a scegliere partite entrando praticamente e quindi decidendo se entrare come conferma dal 70° minuto di gioco. Quindi attenzione che parliamo di scommesse relativamente al full time. Questo perché l'half time personalmente lo ritengo un metodo che mi piace, ma nel lungo termine io preferisco il full time. Quindi se devo attuare, e avete visto il video dedicato a una strategia di betting applicata a un metodo, il metodo mi dà tante frecce al mio arco per poter andare a fare profitto. A volte uso anche l'half time, ma parlando di un metodo che utilizzo, il mio preferito, quello che consiglio, eccetera, eccetera, rimaniamo sul discorso full time. Quindi, scelta delle partite, primo parametro, match dal 70° minuto. Perché dal 70° minuto di gioco? Prima di tutto perché entriamo nella fase calda della partita e quindi dove possono trovarsi delle opportunità molto interessanti, perché ovviamente troveremo partite dove magari delle squadre si adagiano e partite invece dove c'è da ottenere un risultato, da rimediare a un risultato negativo. Quindi ciò porterà al mio mercato preferito, quello dei gol, grosse opportunità di trovare una bet interessante. Seconda cosa, perché ovviamente dal 70° minuto di gioco in avanti posso trovare delle quote ovviamente molto molto più valide. In alcuni campionati trovo già quote superiori a 2, in altri trovo delle quote comunque a 1,60, che è proprio la quota minima che io cerco. E comunque con un po' di attenzione posso sempre trovare il momento giusto per entrare, questo soprattutto per gli over generici. Se parlo addirittura e mi fido di un totale individuale, posso trovare anche quote abbondantemente oltre 2, quasi anche a 3. Per non parlare poi di quote se attuo de utilizzo dei setup da minuti finali anche intorno a 4 a 5, ma quello sono un po' situazioni un pochettino più estreme. Qui parliamo di trovare qualcosa di intermedio, di valido, accessibile a tutti, anche i meno esperti.
dal 70° minuto di gioco. Questi due motivi. Però come approcciarmi? 70° minuto, se trovo già la partita, chiaramente posso perdere del tempo a fare la mia analisi, a studiarla perché sono live. Quindi, con l'idea di entrare al 70° minuto di gioco, è sempre il primo parametro che vi sto spiegando, inizio ad osservare partite che mancano ancora 10 minuti a quella che dovrebbe essere la mia entrata. Quindi, per esempio, già Osasuna Bilbao, 62esimo la potrei guardare. Ora, non la guardo indicativamente, magari perché io non faccio campionati principali, però a scopo didattico la posso vedere. Quindi, come faccio ovviamente? La cosa più importante che devo fare una volta che scelgo e utilizzo Asianodes e conosco bene il metodo Nostradamus, scelgo il mio bookmaker, per esempio prendo Pinnacle, perché motivo? Perché è il bookmaker che ha più volumi e quindi magari potrebbe avere indicazioni più interessanti in una giornata dove è il sabato, dove si gioca praticamente tanto. Quindi vado a prendermi la Liga, anche se in questo caso non è un esempio che io seguirei, ma non è detto che non possa trovare qualcosa di interessante. Trovo Osasuna Athletic Club, la mia stringa di riferimento, ovviamente full time. Vado ad osservarmi tutto. Allora, la partita sta fondamentalmente sullo 0-0. Quindi, in generale, è una partita che, quando vedremo il terzo parametro, capiremo che già a me interessa relativamente, però tendenzialmente è una partita che ha un setup chiaro ed evidente, un setup dove l'over 0,5 totale è un setup davvero interessante, perché praticamente ho l'opportunità di trovare un gol e quindi la mia partita può avere una situazione interessante. A questo punto ho sotto mano l'applicazione, voi non la vedete, ma io la vado a vedere rapidamente, di 1xBet, e comunque del vostro bookmaker che vorrete andare ad utilizzare. Vado a vedere un attimino le quote della partita, ovviamente, perché importano questo. Ora, tra l'altro, sono bloccate sul bookmaker, evidentemente sta succedendo qualcosa. Comunque l'over 0,5 sta già a 1,78 e siamo al 63esimo. Questo perché comunque la Spagna è un campionato dove si segna magari meno in generale, però il principio non è quello, perché comunque i gol possono capitare, il setup mi dice che ci può essere. Quindi, se la quota mi piace, ovviamente, già, dato che è già alta e può crescere ancora, mancano ancora dei minuti, aspetto nella watch list, lascio segnata la partita e ovviamente potrei entrare a partire dal 70esimo sull'over 0,5 generico, se sto attuando, se identifico questo setup. Se avevo un setup di gol individuale, per esempio Osasuna, soprattutto per una squadra a casa, perché sapete che preferisco casa invece che trasferta, avrei magari scelto anche il gol casa, ma adesso capiremo perché può essere meno interessante. Ovviamente la scelta non è che si riduce al primo evento. Io scorro, qui ho delle partite all'intervallo, qui ho già una partita al 70esimo, Gibilterra già avanti, qui una partita al 65esimo, due espulsi magari la evito, qui una partita che ormai sta entrando già al 70esimo, non faccio in tempo. Partita all'intervallo, questa partita della Premier League Ucraina magari al volo la posso vedere, anche se diciamo hanno già segnato tre gol e voi sapete benissimo che io oltre gli over 2,5 non vado, ve l'ho fatto vedere nelle statistiche, però non è che significa che non ci siano occasioni. Eccola qui la stringa con una chiusura statistica ma apertura no, quindi partita piuttosto trappola, nettamente girata a vantaggio del Dnipro. Attenzione, attenzione, perché chi seguirà il corso avanzato Asianodes, dove spiegherò gli spread composti, qui c'è una situazione molto importante in chiave di spread composto. Nel corso avanzato andremo a vedere gli spread interi in una lezione e quindi i totali individuali e gli spread composti per gli over generici. È fondamentalmente uno dei segreti insieme alle quote più clamorosi di Asianodes, un segreto inedito, un segreto che non conosce nessuno, che in Italia non è spiegato e è il segreto veramente più grosso che ci sia relativamente a questo tipo di scommessa. Siccome questa partita hanno fatto tre gol e non rientrerebbe, come vi ho fatto vedere nel video, delle statistiche nei setup che andrei a prendere, però c'è questo discorso dello spread composto molto interessante. Quindi, teoricamente, per quel che mi riguarda, l'over 3,5 con una total line che tra l'altro richiede almeno 4 gol per essere vinta, 3 per avere almeno parziale vittoria, quindi ci sarebbe già. Questa partita qui non è assolutamente da scartare. Quindi vado a vedere su Unixbet, mi piace ancora di più della Spagna in generale, vado a vedere no, le statistiche, le quote, e vedo tra l'altro 1,68 e 5, quindi una quota anche molto bassa per un campionato come l'Ucraino, a dimostrazione che quel setup conta particolarmente. Insomma, quindi trovato il setup che mi aggrada,
Qui siamo già oltre il 70esimo, entro, se ovviamente la quota è quella che cerco, oppure aspetto la Spagna, oppure ci saranno altre partite, quindi questa è la prima, diciamo così, il primo parametro per poter scegliere e migliorare le proprie scommesse live. Il secondo parametro qual è invece, ovviamente, nella scelta della giocata? Una volta individuata la partita, io devo capire che tipo di giocata ho. Ecco, la cosa più importante come terzo parametro è scegliere sempre un mercato possibilmente indiretto rispetto a quello che abbiamo in mente. Questo, se possibile. Questo perché? Perché ci dà un'opportunità di avere comunque, visto il minutaggio, una buona quota, riducendo il rischio. Mi spiego. Se noi nella partita Osasuna Atletico Bilbao avessimo avuto un setup da gol individuale, al 70esimo minuto, anche se la quota è ottima, non conviene andare a cercare il gol individuale, perché la partita in quel momento potrebbe anche per qualsiasi motivo andare a sbloccarsi per la squadra non favorita. Quindi giocare l'over 0,5 individuale sarebbe una grossa penalizzazione. In caso di gol ci darebbe anche parecchio fastidio se segna l'altra squadra. Quindi bisogna prendere il mercato indiretto, che è del totale individuale, che è l'over 0,5 generico. La stessa cosa sarebbe accaduta in caso di gol entrambe. Se il setup che trovavamo era un setup da gol entrambe, adesso qui non ho visto partite in quel momento, fosse stata una partita che stava sullo 0-1 o sull'1-0 e Suozzi a Noz avevamo il setup gol entrambe, a quel punto al 70esimo non conviene più entrare sul gol entrambe. Se siamo coraggiosi, se siamo confident, se abbiamo feeling, se conosciamo anche le dinamiche di quel campionato, di quella partita, vogliamo rischiarlo, ben venga, la scelta è nostra, è soggettiva, il metodo è oggettivo, la scelta è soggettiva. Ma ovviamente il discorso generale per ottimizzare, stiamo parlando di parametri per ottimizzare, per migliorare le nostre scommesse live, a quel punto la scelta corretta è il mercato indiretto, cercare sempre un mercato indiretto, quindi nel caso del gol entrambe è l'over 1.5 e quindi anche in quel momento l'avremmo preso tranquillamente. Ora, nel caso per esempio di Dnipro Live, la partita chiaramente, non, essendo un over 3.5 da spread composto, non ha punti di riferimento per un mercato indiretto, perché tra l'altro la squadra in vantaggio è quella che correttamente è in vantaggio. Teoricamente, quello spread per essere vinto completamente necessiterebbe di due gol. Siccome i due gol li ha già fatti a livello singolo e sommabili alla partita, diventa non una forzatura, ma ho visto che raramente entra. È inutile cercare un altro gol del Dnipro, anche qua si va comunque sull'over 3,5 generico. Questo ovviamente in termini di indicazioni. Quindi il secondo parametro è la ricerca sempre del mercato indiretto, se presente, se possibile, in modo tale che comunque la quota resta elevata, resta interessante, il rischio viene minimizzato, evitando di prendersi magari di vedere comunque realizzato un gol dopo il 70esimo che fa molto piacere, ma non averlo nella propria direzione, quindi questo farebbe ancora più male, cosa quindi che va assolutamente evitata. Il terzo e ultimo parametro per migliorare le scommesse live è quello di fondamentalmente andare ad evitare, e qui prendiamo in considerazione un parametro anche statistico, e quindi non solo legato al rapporto fra le quote e la comparazione che fa Asia Nods, quindi ciò che i bookmaker fondamentalmente prevedono, però rimane collegato, è evitare innanzitutto di giocare delle partite sullo 0-0 dopo il 70esimo. Questo perché? Perché nel calcio il principio, tranne le partite, chiamiamole così, truccate, aggiustate, dove ci sono dei setup speciali come i minuti finali, nella normalità, quindi parliamo sempre di spread tecnici, andare a prendere delle partite sullo 0-0 dopo il 70esimo è molto rischioso. Questo perché squadre che non hanno ancora segnato, più passa il tempo, più faticano a segnare. Ma non è tanto quello il fatto, perché potrebbero anche segnare. Il discorso è che comunque, così come dopo il 70esimo le partite diventano ovviamente più interessanti, il principio del punto a testa ormai nei tornei, nei campionati e soprattutto quando le squadre, magari c'è anche da vedere la situazione, il contesto in cui stanno giocando in termini di durata del campionato, classifica, obiettivi da raggiungere, fondamentalmente molte volte lo 0-0, nonostante ci sia uno spread di riferimento interessante, è un punteggio sempre pericoloso. E lo stesso discorso vale per le partite che si trovano in parità con gol segnati però nella ripresa, ovvero un 1-1 dove i gol sono stati segnati nel primo tempo, è
una situazione interessante dove andare a cercare l'over 2.5, ma un 1-1 dove i gol sono stati segnati, magari per esempio subito nei primi 15 minuti della ripresa, è comunque pur sempre da evitare, perché spesse volte non accade niente nel primo tempo, fuochi d'artificio nel secondo, ma poi sul più bello si bloccano perché ancora una volta si accontentano. Le partite sulla parità, che sono comunque interessanti dopo il 70esimo, con certe dinamiche e certi punteggi, ovvero lo 0-0 di partenza o l'1-1 che ha avuto origine da gol nella ripresa e non nel primo tempo, sono pericolose da evitare. Ma soprattutto questo terzo parametro è legato a una cosa: sono da evitare le partite che vanno fondamentalmente contro il discorso quota di apertura. Mi spiego: se noi andiamo a prendere un pareggio nel secondo tempo, dopo il 70esimo, quindi 1-1, comunque prendiamo pure il discorso che stavamo guardando dell'Osasuna sullo 0-0, visto che ce l'avevamo a portata di mano, perché è una partita che si sposa bene con questo discorso. Noi vediamo che teoricamente la squadra che iniziava come favorita in apertura, 2-81, anche se una favorita di poco, era l'Athletic Bilbao. Chiaramente, se in questa situazione, anche se avrei preferito una quota un po' più favorita, comunque in ogni modo col drop di quota 2,51 è comunque un drop discreto. D'altronde il bookmaker va a variare lo spread, quindi dimostra che il drop ha un suo senso. Se la partita avesse fondamentalmente visto il risultato sull'1-0 per il Bilbao in generale, quindi che era già in vantaggio, o sullo 0-1 comunque, quindi era già sbloccata, anche se la movimentazione degli spread rapportati alla total, quindi lì ovviamente dovete conoscere queste movimentazioni che sono spiegate nei corsi, teoricamente quando comunque una partita è sbloccata o nel caso in cui sia in parità, il vantaggio che aveva la squadra della quota di apertura si è già concretizzato, praticamente va evitata. Quindi, se fondamentalmente, e qui lo spiegherò bene negli spread sia composti che semplici, il Bilbao in quella partita doveva fare un gol e comunque era favorito per vincere, ma sta 1-1, il gol l'ha già fatto, meglio evitarla perché comunque il suo spread lo ha già vinto. Può comunque segnare perché lo spread rapportato alla partita vale comunque, però resta il fatto, e questa è una mia statistica in generale, gli spread è sempre meglio abbinarli alla squadra. E poi più lo spread non è intero, più ancora la situazione è complicata. Quindi uno spread 0,25 di Osasuna Bilbao porta al fatto che se la partita finisce 0-0 c'è per entrambi il rimborso. Quindi dal punto di vista del bookmaker, il bookmaker non mette casualmente quello spread che ho spiegato bene nella prima lezione del corso avanzato, lo mette perché tendenzialmente c'è proprio da dire che qui che si segni abbiamo il 50 e 50 di possibilità. Quindi se sono uno a cui piace rischiare come al casinò e quindi voglio puntare 100 euro sull'over 0,5 in generale, praticamente 50% di probabilità ce l'ho, ma io se voglio investire il mio denaro cerco una percentuale intorno all'80%. Infatti questa partita al 74esimo può ancora sbloccarsi, la quota salirà sempre di più, eventualmente posso abbassare lo stake, ha un senso, questo sì, ma altrimenti non di più. Quindi questo discorso vale in generale proprio perché vi dicevo che il terzo parametro è di fondamentale importanza per capire comunque che in caso di parità, quindi evitare lo 0-0 ed evitare l'1-1 con gol nel secondo tempo, comunque non va mai persa di vista la quota di apertura. Se la favorita comunque ha segnato e in generale ha vinto il suo spread, è comunque meglio evitare di andare di over successivo. Se la favorita non ha ancora segnato, ma lo spread non è uno spread individuale, quindi è uno spread generico dove comunque c'è il parziale rimborso, anche qua è meglio evitare. Ovviamente questa parte verrà capita di più da chi ha fatto i corsi. Chi non conosce l'interpretazione delle Asian Odds, questo terzo punto magari potrà averlo un pochettino più indigesto dal punto di vista dell'assimilazione, perché ovviamente è molto molto ragionato. Per cui io personalmente di queste due partite sulla Spagna non entrerei mai. Sull'Ucraina un pensierino ce l'avrei fatto, però proprio per questo principio il Dnipro, che l'abbiamo visto qui nell'esempio di prima, dove
per il principio dello spread composto ci stava ancora questo tipo di giocata, il Dnipro però ha già vinto il suo spread, quindi a maggior ragione sono entrambe due gare dove il mio filtro dei parametri mi avrebbe portato a fare no bet. Intanto pian piano scorrono i minuti, abbiamo altre partite che si stanno approcciando al 70esimo, per esempio questa in Qatar, andiamo giusto così a vedere per dare un'occhiatina all'impostazione. Eventualmente, se potrebbe essere una partita interessante, in Qatar abbiamo una situazione dove la partita torna ancora più equilibrata di prima, c'è addirittura un ribaltamento di quote, la sfavorita diventa favorita praticamente e quindi tutto torna in parità. Qui il punteggio di fatti vede già in vantaggio proprio questo discorso, però sempre per un principio dei setup, attenzione che spesse volte questi sono fake drops, quindi se io ritengo che questo è un fake drops e quindi comunque la favorita iniziale non mi ha ancora segnato e l'impostazione del setup mi porta a pensare che un gol ci può essere, qui ovviamente non il gol entrambe perché è troppo rischioso, ma l'over 1.5 lo posso andare a piazzare. Per cui, riepilogando, questi tre parametri per migliorare le proprie scommesse live sono scelta delle partite dal 70esimo in poi, ovviamente si parla di ingresso a mercato dal 70esimo, ma scelta delle partite a ridosso del 70esimo, quindi 10 minuti prima per avere possibilità in quei 10 minuti di fare l'analisi. Poi, in generale, discorso importante relativamente al fatto che comunque vado a prendermi il discorso relativamente allo spread, quindi comunque devo ovviamente stare attento nella mia lettura a verificare che tutto coincida sulla base di quello che mi dà Asian Odds, quindi non devo perdere di vista soprattutto questo fatto, perché l'importante relativamente alle quote, alle Asian Odds è avere una perfetta conoscenza di cosa vuol dirci uno spread. Quindi, se io non conosco questa movimentazione, non posso individuare il mercato indiretto. Quindi, non vale mai la pena di buttarsi così a caso. Uno deve capire perché sceglie il mercato indiretto, perché ovviamente deve aver individuato un setup da totale individuale o un setup da gol entrambi. Allora va sul mercato indiretto, non è che va sul, per esempio, over 1.5 o over 0.5 generico così a caso perché la partita gli può dare quell'idea. Quindi è importantissimo individuare bene il mercato indiretto a fronte della giocata principale, quindi ci vuole lo studio e la conoscenza delle Asian Odds. E terzo e ultimo parametro, stare attenti sempre al discorso della quota di apertura, evitando comunque di entrare su giocate che sono 50 e 50, quindi dove il bookmaker, nonostante individuato una favorita, mette uno spread incerto. O possibilmente evitare quando i gol sono stati segnati, quindi lo 0-0 da evitare, soprattutto con spread incerti da 50-50, l'1-1 da evitare se la squadra favorita ha già segnato e soprattutto se i gol sono stati fatti nella ripresa e non nel primo tempo, e anche comunque evitare gli over superiori al 2.5 possibilmente, anche se su certi campionati si può andare anche tranquillamente oltre, però io mi fermo agli over 2.5. Queste partite, difatti il Dnipro, eccolo qua, che ha segnato, quindi l'over 3.5 che avevo in mente e che comunque tra le due, tra la spagnola e questa era la partita che mi piaceva di più, che avrei scelto, ma in realtà avrei poi lasciato perdere, però comunque ci stava come spread. All'83esimo qui la quota era a 2 abbondantemente, perché quando ho aperto un XBet era 1,70, 1,68, quindi questa bene. E adesso, per curiosità, ma io penso che non segnino, Osasuna Bilbao potrebbe segnare, ma questo era un parametro 50 e 50, quindi francamente perché rischiare su un 50 e 50? Se proprio proprio dovevo andare a vedere, mi sceglievo il Dnipro, se proprio dovevo per forza fare una giocata, perché nessuno ci forza a giocare. Mentre l'ultima partita che avevo individuato, quella del Qatar, che è interessante per un over 1.5, comincia a salire ora, qui però attenzione, perché trattandosi di parametro fake drops, anche qua il fake drops nasce sul principio della movimentazione errata fatta dai tipster. Il Qatar non è un campionato che i tipster giocano molto, quindi teoricamente se il bookmaker ha fatto questa movimentazione, eventualmente sono informazioni riservate del book, dove l'Umm Salal era molto favorito per qualche motivo. Quindi è molto probabile che qua la partita comunque finisca con la vittoria dell'Umm Salal, magari anche 2-0, ma perché devo rischiare l'over 1.5?
Quindi teoricamente già anche questa è da no bet. Però ripeto, secondo punto, e continuo a ridirlo, bisogna sapere quello che si fa, quindi conoscere gli spread, e questo lo potete fare solo ed esclusivamente facendo il mio corso, perché non c'è in Italia nessun corso Asian Odds che valga quanto il mio. Mi dispiace, non lo dico per vantarmi, non lo dico perché devo vendervi il prodotto, lo dico perché è un dato di fatto, perché io ho cercato e non ho trovato, e non c'è niente che vi spiega Asian Odds in questo modo, quindi assolutissimamente non avete altre opportunità. Ovviamente io tanto materiale free ve lo do, ve lo continuerò a dare, nei prossimi un mese, barra un mese e mezzo, due, magari un pochettino meno perché devo portare avanti piattaforma e guida 2.0, però comunque per gli abbonati ci saranno sempre contenuti di valore. Questo video era un video per abbonati, era un video di super valore, ma così vi rendete anche conto di quello che propongo all'interno della sezione abbonati. Spero di aver fatto cosa gradita, spero che questi tre parametri li stampate e li seguite per chi ama fare scommesse live, parliamo sempre di live e non pre-match, ma già uno che scommette pre-match non è un investitore professionista. Per il resto, ovviamente, io vi invito sempre a decidervi, finché i prezzi saranno quelli attuali, di farvi il corso Asian più dropping al pacchetto completo, perché dall'anno nuovo i prezzi quasi raddoppieranno, perché non ho veramente voglia di svendere un prodotto unico e di qualità. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale attivando la campanella per essere aggiornati su tutti i miei video, abbonatevi se volete dei contenuti di livello superiore e l'accesso gratuito ai miei canali Telegram. Per il resto, come sempre, io posso solo ringraziarvi per l'affetto, la fiducia, i tanti bei commenti, le cose che mi dite, e più che volentieri io proseguo a darvi sempre qualcosa di valore, e poi ovviamente l'appuntamento è sempre qua ai prossimi video. Ciao a tutti!